Siamo a Napoli Città Libro con Francesca Gerla, che per Homo Scrivens ha pubblicato il libro L'Isola di Pietra. Pietra è la protagonista del tuo libro, della tua storia, e lascio a te la parola. Sì, allora è la storia di questa giovane donna che si trova in un ospedale a Partorino, un ospedale di Napoli, e ogni doglia le viene un ricordo del suo passato, quindi la storia si gioca su due diversi piani temporali, il presente del parto e il passato dei 13 anni della protagonista fino al presente del parto, del travaglio finale col parto. Quindi scopriremo come mai Pietra si trova da sola in questo ospedale, qual è stato il suo passato e chi sono gli uomini che hanno attraversato la sua esistenza. Questa storia particolare nella narrazione, da dove arriva? In effetti il libro parte da un'immagine che io ebbi molti anni fa quando ero incinta del mio primo figlio, ed è l'immagine di due ragazzini giovanissimi che nell'isola di Ventotene decidono di inseguirsi giocosamente sugli spogli per arrivare a una caletta dell'isola di Ventotene che era di cui accesso negli anni 80 e 90 era interdetto. Infatti poi successivamente effettivamente c'è stato un crollo, per cui è una caletta che non è più, credo non esista proprio più. Questa corsa, lui che insegue lei e l'arrivo finale poi in spiaggia, mi sembrava rappresentativa dei rapporti tra uomo e donna, del senso di scoperta di nuovi amori e le prime emozioni dell'adolescenza. Ho cominciato a scrivere un racconto, però questo racconto è come se volesse dirmi di più. E a questo punto ho sentito l'esigenza di legare le emozioni forti del primo desiderio alle emozioni ancora più forti del parto, anche perché le stavo vivendo, in quel momento stavo vivendo la gravidanza. Per cui è un romanzo che parla molto del corpo, del desiderio, della nascita dei desideri e di come arriviamo a realizzare o a non realizzarli in base al percorso che caratterizzerà le nostre esistenze. Molto interessante, per tanti motivi, perché in effetti apre delle finestre, delle riflessioni da quanto stai dicendo, non solo sulla maternità, ma sulle possibilità che nella vita di ciascuno di noi si possono aprire rispetto a quelli che sono i propri desideri. E in fondo la maternità è un desiderio. Hai proprio centrato il punto, infatti molti vedono questo libro come un libro solo al femminile. In realtà è un libro che parla di una condizione esistenziale che caratterizza tutti, cioè la scelta e il perché. Allora, Pietra ha un marito che non vuole avere figli. Questa negazione viene vissuta in un primo momento in un certo modo, poi la protagonista evolverà il suo desiderio di maternità che lei stessa non conosce. Poteva essere una storia declinata anche al maschile. Ciò che è importante è il peso che ha anche la corporalità sulle nostre decisioni. Infatti spesso dico che io racconto di un parto, ma avrei potuto raccontare anche di una malattia terminale o di un grande momento di difficoltà fisica, il che caratterizza uomini e donne allo stesso modo, perché credo che siano dei momenti di rivelazione in cui finalmente l'essere umano della società contemporanea, molto incentrato su di sé, si accorge che la vita della mente, tanto esaltata, in realtà è sempre secondaria al corpo che è padrone. E quando il corpo decide, si può fare poco o niente. Quello che si può fare è orientare la mente per accogliere l'onda del desiderio come l'onda della doglia, delle doglie, che è qualcosa che noi non possiamo governare, al pari del grande dolore, magari della malattia. Mi hai molto incuriosito, ti faccio una domanda. Aggiungi qualcosa sulla protagonista, su Pietra, perché non possiamo svelare, il lettore dovrà scoprire, però qualcosa di più particolare, sì. Di più... Allora, Pietra ha una caratteristica, ha un occhio nero e un occhio nocciola. Questa idea nasce da una delle mie amiche di infanzia, di adolescenza, che effettivamente ha questa caratteristica che è rara e per me rappresenta due diverse anime, non solo di Pietra, ma di tutti noi. Noi siamo attraversati da opposti e proprio l'armonia di questi opposti ci rende ciò che noi siamo. È una donna estremamente alta, longilinea, con i capelli rossi, quindi non ha nulla fisicamente da sottoscritta. Mi sono divertita a giocare con una corporalità
fisico che accomuna me e Pietra, ma per scoprirlo dovete leggere il libro. Come spesso mi capita, a un'ultima domanda ne segue un'ultimissima, ed è proprio sul corpo. Noi siamo in una società che pare dare ampia libertà al corpo, però dalle tue parole mi sembra invece che sia il contrario. È una società che soffoca e mortifica il corpo, non come però possiamo credere, ma in un modo diverso. Sbaglio? Assolutamente, diciamo che la caratteristica di Pietra è l'essere quello che è, l'accettazione del proprio essere, che non è mai messo in discussione. Nel parto non è l'estetica del corpo che mette in discussione la protagonista, ma è l'esperienza di transizione da uno stato all'altro, dall'essere incinta a non essere incinta. Quindi è un viaggio di trasformazione, che è un po' una metafora dell'esistenza stessa di Pietra, ma anche nostra. Ma sicuramente lei viene apprezzata nella storia proprio per questa sua veracità. Lei è una donna molto ancorata alla terra. Ecco perché il titolo è L'isola di Pietra, che è assolutamente in contraddizione con quello che viene, come giustamente dici tu oggi, quando il corpo viene visto come mondo, mentre è un grande contenitore. Grazie Francesca Gemma, L'isola di Pietra, Homo Scrivens.